Nonostante sia stato annunciato senza particolari clamori, questo iPad mini 5 è certamente uno dei dispositivi più interessanti offerti in questo momento dal mercato tablet. Un mercato tablet che, fra l'altro, ormai da anni non sta attraversando un buon periodo in termini di vendite, con Apple che è senza dubbio l'azienda principale che in qualche modo lo sta alimentando. Abbiamo visto i nuovi iPad Pro nella seconda parte del 2018, c'è a listino l'iPad da 9.7 pollici che parte da 349€ ed è certamente uno dei modelli più venduti, e recentemente Apple ha annunciato iPad Air da 10.5 pollici e il nuovo iPad Mini 5. Ora ho con me iPad Mini 5 o iPad Mini 2019 da circa una decina di giorni e oggi sono pronto a dirvi cosa ne penso. Amici di Toms, io sono Saverio e questa è la recensione di iPad Mini 5. Partiamo innanzitutto da uno degli aspetti più controversi attorno a questo iPad Mini 5, in qualche modo quello che ha fatto maggiormente discutere relativamente a questo prodotto, vale a dire il design. Apple ha infatti scelto un ritorno al passato, quindi ha scelto lo stesso design visto su iPad Mini 4, quindi cornici importanti, cornici presenti, con il Touch ID, quindi senza l'implementazione del Face ID, per cui una logica differente rispetto a quanto abbiamo visto su iPad Pro. Ora, personalmente ritengo questa scelta una scelta assolutamente intelligente, perché intanto non ho mai apprezzato particolarmente il Face ID in ambito tablet, come avevo già avuto modo di raccontarvi con gli iPad Pro. Di fatto i tablet sono dispositivi che ci si ritrova ad utilizzare più in orizzontale che in verticale, e quindi molto spesso finivo per coprire i sensori del Face ID, cosa che ovviamente non succede con l'iPad Mini 5. In più, queste cornici consentono di evitare il fenomeno dei tocchi involontari sullo schermo, che chiaramente quando si utilizza un tablet, insomma, è un qualcosa che non si può sottovalutare. Quindi da un punto di vista del design, per quanto possa essere definito magari un tablet non propriamente al passo con i tempi, risulta essere un design assolutamente funzionale con quelli che sono gli ambiti di utilizzo di iPad Mini 5. Peraltro la scocca è realizzata interamente in alluminio e vetro, e anche su iPad Mini 5 sbarca la colorazione grigio siderale, che ormai insomma caratterizza un po' tutti i dispositivi a catalogo di Apple. Per quanto mi riguarda, la colorazione più bella in assoluto proposta dall'azienda di Cupertino, che in qualche modo crea anche una linea di continuità, di riconoscibilità dei dispositivi, che insomma è un aspetto che non va mai sottovalutato. Quindi insomma, da un punto di vista del design e della qualità costruttiva, per quanto mi riguarda, un prodotto assolutamente promosso, praticamente nello zaino non si sente neanche, non è impossibile inserirlo nelle tasche dei cappotti, insomma un dispositivo che fa della portabilità sicuramente uno dei propri punti di forza. Ma passiamo a una delle principali novità, proprio a proposito di esperienza utente, proposte in questo iPad Mini 5 o iPad Mini 2019. Si tratta infatti di un tablet basato sul processore A12 Bionic, vale a dire lo stesso processore visto a bordo di iPhone XS, XS Max e XR. Siamo quindi di fronte a un processore estremamente performante, non siamo ai livelli dell'A12X Bionic visto sugli iPad Pro, benchmark alla mano, ma si tratta comunque di uno dei migliori processori presenti in questo momento per dispositivi mobili. E devo dire che in termini di prestazioni questo iPad Mini 5 non delude. Infatti tutte le operazioni vengono svolte in maniera veloce, fulminea, senza alcun rallentamento, e devo dire insomma che questo A12, dopo averlo visto in azione in ambito smartphone, dà davvero grandi soddisfazioni anche in ambito tablet. Quindi da questo punto di vista il salto generazionale rispetto ad iPad Mini 4 è assolutamente netto, e sono molto curioso di provare anche quella che sarà stata l'implementazione in iPad Air da 10.5 pollici. Apple non rilascia mai così facilmente tutti i dettagli tecnici attorno ai propri dispositivi. In ogni caso, iPad Mini 5 dovrebbe essere equipaggiato con 3 GB di RAM, che quindi vanno ad affiancare la 12 Bionic, assolutamente sufficienti per gestire
tutti i processi di iOS. Lo sappiamo, iOS ha la fortuna di in qualche modo essere scritto direttamente da Apple e quindi viene cucito addosso ai dispositivi. Quindi se anche 3 giga di RAM al giorno d'oggi possono sembrare pochi sui dispositivi mobili, in realtà in ambito iOS sono assolutamente più che sufficienti. Davvero nulla da dire in termini prestazionali su questo iPad mini 5. iPad mini 5 che grazie anche alla potenza della 12 Bionic si difende molto bene, funziona molto molto bene in ambito gaming, e questo secondo me può essere uno degli ambiti di utilizzo migliori per questo iPad mini 5, quindi una sorta di piccola console portatile. Intendiamoci, siamo ovviamente lontani anni luce in questo momento da quelle che sono le console vere e proprie, ma non tanto perché manca la potenza di calcolo quanto perché i sistemi operativi mobili, in questo caso iOS, ma vale lo stesso discorso anche per Android, ancora non offrono determinati titoli, ma sembra in qualche modo che sia un gap destinato ad essere colmato nei prossimi anni. In ogni caso il parco di giochi offerto da iOS è comunque molto nutrito, i dati di mercato ci dicono che buona parte dei guadagni di tutta l'industria gaming provengono proprio dai dispositivi mobili, e quindi insomma mi sono ritrovato spesso ad utilizzare i giochi presenti sull'App Store su questo iPad mini 5 che, unitamente all'ergonomia offerta dal dispositivo, offrono davvero una esperienza utente decisamente, decisamente convincente. Per quanto riguarda invece i tali di memoria, iPad mini 5 arriva sul mercato in versione da 64 GB o 256 GB, connettività Wi-Fi oppure connettività Wi-Fi più LTE. La versione in nostro possesso è dotata di connettività Wi-Fi più LTE, versione da 256 GB, quindi in assoluto la più costosa presente sul mercato, ma per quanto riguarda il discorso dei prezzi avremo modo poi di affrontarlo alla fine di questa recensione. Ottime notizie per quanto riguarda il display. Abbiamo infatti un pannello da 7,9 pollici, caratterizzato da risoluzione di 1536x2048 pixel, e un pannello con rapporto in 4 terzi, quindi classico pannello per un utilizzo da tablet, soprattutto per la fruizione di contenuti multimediali. C'è il supporto alla tecnologia True Tone e ovviamente il supporto al DCI-P3 per quanto riguarda il discorso della gamma cromatica. Si tratta ovviamente di un pannello IPS LCD, lo sappiamo, Apple non ha ancora switchato all'OLED in ambito tablet come invece ha già fatto in ambito smartphone, ma al di là della tecnologia utilizzata si tratta di un pannello assolutamente convincente. Da questo punto di vista Apple ci ha già dimostrato come i pannelli IPS LCD, se di ottima qualità e soprattutto ben tarati, possano ancora dire la loro in ambito nell'ambito dei dispositivi mobili, e devo dire che è stato davvero un piacere utilizzare questo display. Peraltro un aspetto importante: si tratta di un pannello laminato, quindi non come la prima generazione, la seconda generazione dell'iPad da 9.7 pollici, per cui non ci sono problemi nella visibilità all'aperto. Si vede bene, non ci sono particolari fenomeni di riflettanza del pannello anteriore, quindi insomma un display assolutamente promosso. La diagonale da 7,99 pollici è più che sufficiente per godersi i contenuti multimediali, certo non è ampia come chiaramente quella che può essere un classico tablet da 10 pollici, però c'è un aspetto da non sottovalutare, ovvero Apple è rimasta praticamente una delle poche aziende, se non l'unica, a proporre un tablet su queste diagonali di display, visto che ormai la stessa Samsung produce in buona parte solo tablet da 10 pollici. Quindi per chi è alla ricerca fondamentalmente di un tablet portatile, questo iPad mini 5 potrebbe davvero essere l'unica scelta nei prossimi mesi. Rapidissima carrellata per quanto riguarda la parte fotografica, che insomma in ambito tablet ha un'importanza relativa rispetto a quanto avviene in ambito smartphone. Sulla parte anteriore troviamo una fotocamera da 7 megapixel con obiettivo f2.2, assolutamente più che sufficiente magari per l'utilizzo con le videochiamate, mentre sulla parte posteriore troviamo una fotocamera da 8 megapixel con obiettivo f2.4. Una fotocamera che non è assistita dal flash, quindi chiaramente soffre molto di più in notturna, fa comunque delle fotografie godibili, per cui diciamo in emergenza, no, per scattare una fotografia quando magari si ha la necessità di farlo, questo iPad mini 5 può tornare utile, ma ovviamente non è un dispositivo che consiglieremmo per quanto riguarda il comparto fotografico. Completa la connettività, c'è il Bluetooth 5.0, c'è il Wi-Fi AC dual band e, cosa importante, c'è il jack audio da 3,5 mm. Purtroppo però, rispetto a quanto visto con gli iPad Pro, su iPad mini 5 non ci sono 4 speaker stereo, ma ce ne sono solo 2.
come succede anche su iPad Air da 10.5 pollici. Si tratta comunque di altoparlanti di buona qualità, il volume è elevato, la qualità è buona, insomma sono comunque altoparlanti che assistono in maniera convincente alla fruizione dei contenuti multimediali attraverso questo dispositivo, però insomma a livello di pura qualità audio gli iPad Pro hanno sicuramente una marcia in più. Poco da dire per quanto riguarda la parte software, a bordo troviamo nativamente iOS 12 che è ormai un sistema che abbiamo ampiamente imparato a conoscere, c'è però una novità importante, ovvero iPad mini 5 supporta l'Apple Pencil, Apple Pencil però di prima generazione, e la possibilità di utilizzare Apple Pencil rappresenta una possibilità importante perché in qualche modo amplia gli ambiti di utilizzo di questo iPad mini 5, che quindi può tornare utile anche a tutte quelle categorie di utenti, pensiamo ai grafici e insomma ai professionisti, no, di quel settore, che in qualche modo hanno visto in Apple Pencil uno strumento complementare a quello che è il loro lavoro, come già abbiamo visto su iPad Pro del 2018, insomma li abbiamo recensiti, abbiamo fatto degli approfondimenti, no, relativamente all'utilizzo dell'Apple Pencil in ambito professionale, quindi insomma vi invito ad andarlo a recuperare. È sicuramente un accessorio importante che, ripeto, amplia gli utilizzi di iPad mini 5. Apple ha deciso invece su iPad mini 5 rispetto ad iPad Air 10.5 pollici di non portare la compatibilità alla Smart Keyboard, e personalmente è una scelta che comprendo, visto che chiaramente la Smart Keyboard è un po' pensata, no, per trasformare l'iPad in piccoli computer, soprattutto per le attività di scrittura, e in questo caso il display da 7,99 pollici poteva essere un po' troppo limitato a livello di diagonale. Infine, capitolo batteria. iPad mini 5 è dotato di una batteria da 5124 mAh. Ora, si tratta di una batteria che di base offre una buona autonomia. Nel momento in cui fate il classico utilizzo da divano, vi ritroverete ad utilizzare l'iPad mini anche per 2-3 giorni di fila senza doverlo ricaricare. Chiaramente con un utilizzo più importante, quindi magari una fruizione continua di contenuti multimediali durante la giornata o magari qualche sessione di gaming, a sera dovrete certamente ricaricare la batteria. In ogni caso, a livello di autonomia, Apple si conferma come tra le migliori aziende in ambito tablet. Gli iPad da questo punto di vista rimangono dei punti di riferimento. La cosa che mi è piaciuta meno però attorno alla batteria è certamente il discorso della ricarica. È infatti affidata alla porta Lightning, non c'è la porta USB-C su questo iPad mini 5. Che cosa vuol dire? Vuol dire che con il caricabatterie incluso in confezione ci vorranno circa 3 ore e mezza, anche 4 ore, per poter ricaricare da 0 a 100 la batteria. Una, come dire, durata, no? Diciamo una tempistica che sarebbe stata accettabile fino a qualche anno fa, ma che oggi lo diventa un po' meno. Quindi ecco, da questo punto di vista non sarebbe stato male includere già di default la porta USB-C, come peraltro visto sugli iPad Pro, e questo avrebbe consentito di veicolare più facilmente la ricarica rapida. E allora tiriamo le somme attorno a questo iPad mini 5. Ora, si tratta di un tablet particolare che è stato concepito probabilmente anche per una nicchia di persone, ovvero per quegli utenti che fondamentalmente cercano particolare portabilità in ambito tablet. Personalmente ritengo che sia un prodotto assolutamente a fuoco. Certo, il prezzo non è propriamente contenuto, parte da 469 euro, però c'è anche da dire che è praticamente l'unico tablet ad offrire tutta questa portabilità su queste diagonali di display. Quindi insomma, tutto quel dibattito che in qualche modo si è acceso attorno alla logica di un prodotto del genere, secondo me non ha ragione di esistere. Questo è un prodotto che può certamente incontrare il favore, le esigenze di una determinata fascia di utenza. Probabilmente il vero problema in ambito commerciale, quello che potrebbe un po' infastidirlo in ambito commerciale, è il fatto che ormai i display degli smartphone sono sempre più grandi, e quindi magari un tablet da 7,99 pollici potrebbe non avere tutta quella differenza rispetto magari a un phablet. Però c'è da dire che Apple all'istino ha solo l'iPhone XS Max, che in qualche modo può essere definito un vero e proprio phablet, quindi ripeto, secondo me nel listino Apple ci sta. In ogni caso, trovate tutti i dettagli tecnici nella recensione scritta linkata in descrizione. Sono molto curioso di sapere cosa pensate attorno a questo iPad mini 5, soprattutto se secondo voi può essere un prodotto in grado di avere un successo sul mercato. Fatemelo sapere nei commenti. Io per oggi ho concluso e vi do appuntamento ai prossimi video.